È stata una mattinata di rifinitura per quanto riguarda il Pescara. Noi eravamo lì allo stadio Adriatico Cornacchi, abbiamo ascoltato e vi proporremo questa sera nel corso di Anteprima Pescara proprio le parole di Cristian Ventola, che è un grande ex, ci ha raccontato un po' i segreti di questa bestia nera per il Pescara, che è il Cittadella, una Cittadella che anche in questa stagione sta facendo molto molto bene, ma per domani per il Pescara sarà un po' la partita decisiva, la partita chiave anzitutto per quello che sarà poi il futuro del tecnico Massimo Oddo, ma soprattutto per quanto riguarda la classifica dei biancazzurri, perché un solo punto raccolto nella gara d'esordio contro il Chievo, la notizia dell'ultima ora dovrebbe essere quella dell'esclusione per un problema alla caviglia di Legan Memushai, la conferma di chi ha fatto bene in quella parte di gara di Lecce, e mi riferisco soprattutto a Busellato, che è entrato a partita in corso al pari di Vokic, dovrebbero giocare dal primo minuto, conferma per Fernandez, e dovrebbe esserci il ritorno di Scognamiglio dal primo minuto. Galan e Valdifiori saranno regolarmente convocati al pari di Asensio, ma non dovrebbero partire dal primo minuto. Il match inizierà alle ore 15, lo ricordiamo, Carmine, sarà a porte chiuse, ma per i dettagli ci andiamo ad ascoltare quella che è la presentazione della partita con le parole del tecnico Oddo, che ha realizzato per noi Massimo Profeta. Vai. Dare certezze alla fase di non possesso sembra essere questa la priorità. Hai lavorato soprattutto su questo aspetto in questa settimana? Sì, abbiamo continuato a lavorare su, abbiamo proseguito a lavorare su quella che è l'idea di questo momento, quella che penso di portare avanti, perché credo che possa essere la soluzione migliore per essere un po' più coperti, un po' più aggressivi, e avere un po' più gamba e avere un po' più di protezione. Quindi ovviamente abbiamo continuato su questa strada e mi aspetto che la squadra possa fare passi in avanti dal punto di vista della compattezza, ma anche passi davanti, in avanti dal punto di vista della creazione di soluzioni offensive. Con grande onestà dico che il Pescara di Lecce a tratti mi è piaciuto, ma questo non lo dico io, lo hanno detto un po' tutti, quindi dobbiamo cercare di allungare i tempi di quegli sprazzi di gioco buoni che abbiamo fatto, soprattutto nel secondo tempo, quindi recuperiamo Valdifiori, recuperiamo Galano e loro sono convocati al pari di tutti gli altri. Poi recuperiamo Asensio, che verrà convocato e ovviamente non ha i 90 minuti delle gambe, però può essere una validissima alternativa. Vokic plausibile dall'inizio, Massimo? Sì, devo scegliere in quella posizione tra lui e Galano. Organizzazione, intensità, pressione alta, sono queste le armi, diciamo, le caratteristiche peculiari del Cittadella, che è ormai un team consolidato da anni in Serie B. Quale sarà il piano partita del Pescara? Beh, non mostrare troppo il fianco, perché come hai detto tu, il Cittadella è una squadra che vuole essere attaccata per poi giocare tanto sulle seconde palle, giocare tanto sulle punte. Loro fondano il loro gioco soprattutto su questo, quindi dobbiamo avere anche un certo tipo di intelligenza nel capire che se vai troppo all'arrembaggio poi ti allunghi ancora di più di quello che sei ultimamente. Quindi dobbiamo stare attenti e accorti. Questo non vuol dire che non ci debba essere aggressività, ma ci deve essere l'aggressività nei momenti giusti della partita e molta sagacia tattica. Secondo me ha giocato una grande partita col Monza, non avrebbe assolutamente meritato di perdere. D'Urso, un giocatore fondamentale della squadra di Venturato, è un trequartista di buonissima qualità che non dà punti di riferimento alle squadre avversarie, perché insomma si muove, fa un gran svariare su tutto il fronte offensivo. Come si fa a limitare? Questo è un giocatore che può dare fastidio. Sicuramente è un bravissimo giocatore che si sa muovere tra le linee, e per limitare questo tipo di giocatori devi essere compatto e stretto. Se sei compatto e stretto qualcuno ci arriva, per qualcuno intendo non per dire qualcuno ci arriverà, è nel senso che se tu sei compatto e stretto abbiamo delle zone di campo in cui perfetto, i difensori rompono la linea e lo prendono, i centrocampisti lo assorbono i difensori. Quindi è chiaro che se tu apri il campo e hai tanti spazi è più difficile contenere i giocatori magari tecnici. O è altamente concentrato, perché sa che questa partita si gioca tanto, il Pescara si gioca tanto lei, però la vedo abbastanza
con uno spirito diverso. Invece lo vedo più sereno, guarda un po'. Bravo. Rispetto all'ultima vigilia. Ho visto una squadra concentrata, ho visto una squadra che ha voglia di riscatto, ho visto una squadra che dopo la partita di Lecce ha quantomeno capito che le qualità ci sono e si deve fare molto meglio di come stiamo facendo. E questo a partire da me, e quindi io sono sereno, non sono preoccupato per quanto deve essere preoccupato un allenatore di calcio nell'arrivare alla domenica, ma non sono assolutamente teso o quant'altro, sono sereno perché questa serenità me la trasmette la squadra. Ho visto una squadra che ha lavorato bene, quindi io sono sereno. E allora Carmine, se sei d'accordo, andiamo a vedere quella che potrebbe essere la probabile formazione del Pescara domani contro il Cittadella, anche in base alle indicazioni che ha detto in conferenza stampa il tecnico Massimo Oddo. Dovrebbero essere due i dubbi sull'undici iniziale, ma andiamo a vedere il 3-4-2-1 di partenza con Fiorillo tra i pali, Balzano, lo ha detto proprio esplicitamente Oddo in conferenza, confermato come centrale centrodestra della difesa 3. Il dubbio riguarda uno tra Jarozyski e Gut, con Scognamiglio che dovrebbe tornare regolarmente al suo posto. I due mediani sono Busellato e Fernandez, ai lati agiranno Bellanova a destra e Masciangelo a sinistra. L'altro dubbio riguarda l'utilizzo di Vokic favorito su Galano come trequartista, l'altro trequartista sarà sicuramente Maestro a supporto dell'attaccante Seter. Questo è il 3-4-2-1 di Oddo per domani contro il Cittadella, ripetiamolo ancora una volta Carmine, partita decisiva sia per la panchina di Massimo Oddo sia anche per l'immediato futuro della Pescara, perché comunque la classifica con un solo punto all'attivo è davvero preoccupante. Se non ci sono domande ti restituisco definitivamente la linea, ricordando però Carmine che oggi pomeriggio saremo live sulla nostra pagina Facebook intorno alle 16:30 per il consueto aggiornamento sul bollettino riguardante il Covid, mentre questa sera con Anteprima Pescara vi mostreremo in esclusiva le parole di Ventolo, il difensore biancazzurro che ha giocato a Cittadella e che ci svelerà un po' i segreti di questo piccolo miracolo di Venturato. A te.